Mentre così continuava la chiacchiera sulle vaghezze del bere, Gargamella cominciò a sentirsi male di sotto, per cui Gargamagna, pensando che fossero i dolori del parto, le si fece accanto e prese a consolarla pianamente, così distesa sull'erba, nella frescura del saliceto, le diceva che avrebbe messo ben presto anche lei nuova foglia, e dunque le conveniva prepararsi con coraggio a festeggiare l'avvento del rampollo, perché, se anche c'era da soffrirne un poco, sarebbe stato un incomodo passeggero, mentre la gioia che tosto le sarebbe seguita l'avrebbe sollevata ogni pera, tanto da cancellarne persino il ricordo. Coraggio! Pecorella spaventata, rideva lui. Scodellami alla svelta questo qui, che presto presto ne facciamo un altro, replicava lei. Fate presto a parlare voi altri uomini. Vi fa comodo? A voi. Per Dio che mi sforzerò, già che lo volete, ma volesse il cielo, che ve lo foste tagliato, tagliato. Cosa, disse Gargamagna, non fatemi il minchione adesso che avete capito benissimo. Il mio membro, ma sangue di una capra. Se vi sembra ben fatto, qua un coltello. No, no, disse lei. Dio non voglia, Dio mi perdoni. Dicevo per dire, se è per me, come non detto, ma oggi, se Dio non mi aiuta, avrò un bel da fare. È tutto a causa di quel vostro accidente, già perché vi desse soddisfazione. Coraggio, coraggio, concluse lui. Lasciate fare ai quattro buoi davanti e non datevi altro pensiero. Io intanto vado a farmi un altro sorsetto. Se vi sentiste male, sono qua a due passi. Datemi una voce così, con le mani alla bocca, e corro da voi. Di lì a poco. Ella cominciò a sospirare, a lamentarsi, a gemere. Subito accorsero in folla le comari da tutte le parti e trovando nel tastarla sotto alcuni brandelli di fetidissima pelle, pensarono che fosse il marmocchio in arrivo. Invece era il fondamento che le si sfaldava a causa del rammollimento dell'intestino retto, quello che voi chiamate budello oculare, per via della gran trippa che aveva insaccato, come già abbiamo detto. Per cui una vecchia guarercia della compagnia, venuta 60 anni prima da Battipaglia presso San Ginocchio e in fama di gran medichessa, le ammannì un astringitivo tanto scellerato che tutti gli sfinteri le rimasero chiusi e così stretti da poterli a malapena allargare coi denti. Cosa orribile a pensarsi, come il diavolo alla messa di San Martino, quando per allungare la pergamena su cui stava scrivendo di nascosto le chiacchiere di due comari, dovette mettersi anche lui a tirarla con i suoi denti di diavolo. Per tale inconveniente, i cotiledoni della matrice si allentarono in alto e il bambino ne approfittò per infilarsi d'un balzo nella vena cava, di qui arrancando attraverso il diaframma fin sopra le spalle, ove codesta vena si biforca, prese il cammino a manca e ne uscì per l'orecchia sinistra. Subito che fu al mondo, non si mise a frignare come gli altri bambini, me, bensì a gridare da bere, come chiamando tutti a far bisboccia con lui. E con voce così forte che fu udito da tutta la gente del paese. Io dubito che voi crediate a questa strana natività. Beh, se non credete a me, non me ne importa, ma l'uomo da bene, l'uomo di buoni sentimenti, crede sempre a ciò che gli viene detto e che gli trova scritto. Ma forse che Bacco non fu generato dalla coscia di Giove, rocca tagliata dal calcagno di sua madre, sgranocchia mosche dalla ciabatta della nutrice, Minerva dal cervello di Giove passando per un'orecchia, Adone dalla scorza di un albero di mirra, Castore e Polluce dalla coccia di un uovo fatto e covato da Leda. Ma voi sareste ben più meravigliati e sbigottiti se io vi esponessi qui tutto il capitolo di Plinio, laddove si parla di nascimenti strani e contro natura, eppure io non sono nemmeno la lontana un impostore sfacciato come lui. Leggetevi il settimo libro della sua storia naturale, capitolo terzo, e finitela di rompermi il cazzo.